Eccoci allora qui in diretta, cari amici di Radio Size, sempre dal MEI di Faenza. Siamo presenti anche quest'anno 2017, il sabato 30 settembre e oggi in particolare domenica. Partiamo con questa nostra carrellata di incontri. Qui con me ho finalmente il nostro primo artista di oggi, il Conte Biagio, vero? Sì. Ciao a tutti, ciao. Ciao Biagio Conte. Come, cioè, cambiando, come si dice, l'ordine dei fattori, sì, siamo là. Degli addendi. Non mi ricordo com'è, ma alla fine... Una cosa matematica. Sì, sì, sì. Esatto, noi invece qua parliamo di arte, di musica. Allora, dicevo, siamo in diretta a 14 e 40 minuti primi, poi ti lasciamo andare, Biagio, sì. Perché tu devi tornare appunto nei tuoi lidi. E dicevamo appunto, abbiamo appena visto Biagio esibirsi qui vicino alla piazza centrale qua del MEI, in uno spazio che mi è piaciuto, lo spaghetti, cos'era? Unplugged. Unplugged, sì, infatti. Sì, questo format romano, sì, che è esportato qui nei giorni del MEI, è bello. Esattamente, e ti abbiamo visto infatti esibirti, sì, in acustico con la tua chitarra, sì, e nei tuoi brani, con i tuoi brani ovviamente. Sì. Parlaci un po' di te, Biagio, da dove nasce questa tua passione, diciamo, per la musica e evoluzione poi ovviamente? Diciamo che il tutto ha preso forma un paio d'anni fa, e dopo una serie di progetti così come band e quant'altro ho iniziato a scrivere pezzi miei, e niente, è nato il Conte Biagio. In realtà è stato abbastanza semplice tra questo nome. E ho fatto due album, questo, i pezzi che ho fatto oggi sono quelli del secondo, dell'ultimo. E niente, diciamo che nel corso di questi due anni ho fatto un po' di concerti in giro. Tra le ultime cose che ho fatto un tour busking in tutta Italia, una città al giorno per 10 giorni. Dai, però, con Crese, sì, mi sono complicato la vita, quindi sì, ogni tanto mi viene da fare cose strane, anche per cambiare un po'. Ho capito. Naturalmente lo ricordiamo, lo diciamo per gli amici che ci ascoltano nel web, che dove possono venirti a trovare, quindi fatti pure pubblicità per indirizzo di casa. Poi, sì, appunto, puoi venirti a cercare fuori casa. Naturalmente un sito, la pagina, sì, dove, sì, posso, sì, anche ascoltare i tuoi lavori. Basta digitare il Conte Biagio con una sola G, anche se lo pronuncio con tre. E lì c'è su Spotify, su YouTube, su Facebook, dappertutto. Chiaro. Anche live, tipo adesso stasera, sì, ci, quindi, sono anche dal vivo. Poi si vedrà. E cantautore, possiamo dire, no? Per certi aspetti, ovviamente. Sì, canto e scrivo le mie canzoni, esatto, quindi infatti. Potrebbe... E la tua arte, la tua musica, da chi è stata un po' contagiata? Da chi prendi spunto? Come gusti musicali? In quello che esprimi poi, in quello che fai. Sì. Non saprei dirti, so dirti quello che sto ascoltando adesso, ah, okay, che sono due artisti che, cioè, riesco ad ascoltare solo i Beatles e Bob Marley attualmente. Ho capito. Però se devo dirti che la mia musica si avvicina a loro è impossibile, no, perché siamo lontanissimi, cioè, esatto, c'è tutta una vita dietro, però sì, non ho un genere ben definito. Certo. Però che ti danno fonte di ispirazione ora come ora, diciamo. Sono, sì, sono loro due, come sonorità più che altro, sì, anche esatto, se poi è completamente diverso. Sì, perché noi ti abbiamo ascoltato. Non c'è cerca niente, però è così. Non adesso era con Valli, sì, Beatles, sì, però. Figurati che adesso ascolto, sì, Fabi Fibra, quindi proprio... Non c'è cerca niente, è così. Le cose più vicine a me non le ascolto. Sì, io ti ascoltavo nell'ultimo brano che hai, sì, fatto appunto live prima, on stage, Under the Portico. Sì. Bello anche l'idea di spostare sotto il portico un po' in con medio, la pioggia, sì. Dove dicevi appunto il discorso del lavoro, no? Sì, molto interessante il testo. Me lo vuoi raccontare? Sì, naturalmente gli certo, amici non l'hanno sentita, ma ricordiamo come si intitola il brano. Si intitola Mi da ridere, ma è serio, come serio, e poi, sì, è allegro anche La mia depressione. Ascolta, non abbiate paura di ascoltarlo, perché molti dicono no, non lo voglio sentire, perché cantautore, poi ti presenti con un titolo del genere, hanno paura pianino al suicidio, invece è tutto il contrario. Parlo un po' della vita lavorativa, del fatto che alla fine è un concetto vecchissimo, c'hai i soldi ma non c'è tempo, c'è tempo non c'è soldi. Riflettevo sul fatto, dico, la mia depressione costa tanti soldi, lo provo per pagare, ma la sola depressione è che lo ho tutti i giorni. Alla fine è un cane che si morde la coda, perché alla fine lavoriamo per degli sfoghi, ma questi sfoghi ne abbiamo bisogno, perché sono tutto il giorno a lavorare. Bravissimo. Quindi, vabbè. Ci ridiamo sopra, però sì, purtroppo è una amara constatazione di, sì, una vera realtà, sì, cioè una realtà vera, un po' uno stimolo, un po'. Sì, ci scherzo un po' su. Però era bello perché quando ti sentivo cantare, mi sembrava di rivedere un po' tutte le nostre varie situazioni. L'ho scritta in ufficio questa canzone. Quindi, sì, quindi, quindi proprio in un momento, sì, 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 ispirato. Le tue canzoni come nascono? Domanda un po' banale, stupida, però sai, ognuno no, ha il nascono, suo metodo. Nascono così in giro, sì, con note vocali che prendo sul telefono. Sì. E poi le sviluppo. Mm-hmm.
però non nascono mai da voglio scrivere una canzone, certo. Magari le aggiusto, le sistemo, però alla fine nascono così per strada, cioè con la memo vocale e poi dopo ci... Ti viene in mente, non so, un motivo perché sei ispirato in quel momento, lo registri, sì, e poi lo sviluppi successivamente. Più che ispirazione sono sì, piccoli guai, piccoli sfoghi momentanei, poi diventa una canzone. Chiari, tratti ovviamente dalla vita quotidiana, sì, di tutti i giorni, no? Sì, quindi, sì, da, sì, dalla personale così, anche immagino... Sì, alla fine sì. Sì, come spesso gli artisti mettono del proprio, da, che poi vedo che accomunano un po' tutti... Sì, siamo tutti disperati. Tutti disperati, esatto. Biagio, tu a che ora è che hai il treno per tornare? Quanti minuti hai ancora? Ora, se vuoi stare con noi, perché ti lascio andare, mi sa, vero? Perché... Più che altro ci sta l'altro palco e poi devo ripartire, okay, quindi dobbiamo prepararci. Devi suonare ancora di nuovo, no? Sì, 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 questa era un'anteprima, al, diciamo, al, mentre sarò sul palco del Super Stage, sì, okay, il concorso del MEI, quindi esatto, saremo in tre band, in tre artisti. Ecco, quindi vogliamo ricordarlo anche per gli amici che sono a casa o in giro, che ci ascoltano su Radio Saiuz, che se sono qua in zona Faenza o anche naturalmente per quanto riguarda Emilia e vogliono venire, anche sì, Biagio, anzi il Conte Biagio. Ormai siamo poco... amici, puoi chiamarmi, puoi chiamarmi Biagio. Biagio. Ti ringrazio, 5 minuti è già abbastanza. Sì, sì, sì. E naturalmente sarà qui ad esibirsi al Super Stage. Sì, sì. Qualche qui... Super Stage, esatto, siamo in tre, esatto, mezzo permettendo, speriamo. Appunto, se vi piace quello che avete visto di lui adesso mentre noi siamo andati in onda, e naturalmente Biagio, noi ti invitiamo anche a venire qua a vedere Radio Saiuz e magari anche essere il nostro ospite prossimamente. Ricordo perché ancora no, il Media Center di Radio Saiuz, dove potete avere il nostro ventaglio di offerta sempre disponibile. Andate, cliccate e selezionate scegliendo anche quello che volete vedere. Bene, Biagio, io ti lascio andare, dai, 14.46 per far vedere che siamo in diretta, ovviamente. È tutto, tutto vero, tutto, è c'è tutto vero, non, esatto, non è registrato e poi va in differita, quindi... Sì, esatto, giusto. Col Conte Biagio, nostro amico, vi lasciamo andare avanti e ci vediamo dopo con un altro artista, altri artisti qua in diretta del MEI di Faenza. Ciao! Ciao!